sabato 30 luglio è il giorno di un nuovo test per il Monza di Giovanni Stroppa. Quest'oggi al Monzello sarà ospite il Novara, la formazione che l'anno prossimo militerà in Serie C e che fino poche stagioni fa era avversaria abituale proprio dei biancorossi. Mi sto indirizzando personalmente proprio al Monzello, che in questo momento si trova alle mie spalle. Altra partita purtroppo a porte chiuse, per quanto mi riguarda proverò il più possibile a portarvi dentro quella che sarà questa amichevole dal grande prestigio. E finisce sul risultato di 5 reti a 0 questo test, questa amichevole fra Monza e Novara. Biancorossi che schiacciano letteralmente la formazione che il prossimo anno militerà dunque in Serie C. Le reti portano le firme di Patrick Ciurria, che sigla una doppietta, di Mattia Valoti, che anche lui grazie a un rigore e a un bellissimo colpo di testa sigla una doppietta, e al primo gol all'esordio di Gianluca Caprari, che si presenta nella maniera migliore dunque ai tifosi biancorossi. Una prestazione nel complesso positiva, lo ripeto, per quanto riguarda i ragazzi di Giovanni Stroppa, seppur si tratti di una amichevole estiva, per quanto riguarda il risultato conta veramente ma veramente poco. Certi schemi, certe intese di gioco però si sono viste, anche lo stesso cerchio di giocatori si sta facendo sempre più stretto qui a Monza, in attesa anche di quelli che saranno i nuovi arrivi. Dunque il quadro del nuovo Monza da Serie A che ci sarà il prossimo anno sta piano piano prendendo forma. Questo pomeriggio abbiamo avuto modo dunque di vedere l'esordio, ripeto, di Gianluca Caprari, alla buonissima prestazione di Filippo Ranocchia, ultimo neo arrivato ovviamente escludendo Caprari, che anche lui ha messo in mostra sicuramente tutte le sue migliori qualità, ma il premio, se così vogliamo dire, di miglior giocatore della partita va sicuramente a Mattia Valoti, giocatore che è stato comunque, nonostante la grande stagione da protagonista lo scorso anno, messo nella lista dei cedibili, ma che sta a mio avviso conseguendo un precampionato ad altissimi livelli in tutte le amichevoli e in particolar modo in questa contro il Novara. Vi lascio in seguito anche le dichiarazioni a fine partita di Mattia Valoti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Sì, è una partita comunque contro una Serie C, una Novara, quindi siamo pronti e siamo carichi a affrontare la settimana prossima l'inizio con la Coppa Italia. Sono stati dei test comunque che hanno permesso di rodare un po' i meccanismi, e siamo contenti di questo percorso che abbiamo fatto. Voglio star qua e vorrei giocarmi le mie carte qua, so che comunque la squadra è forte, la squadra stanno arrivando giocatori molto importanti, però cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore e ritagliarmi il mio spazio. Sì, questa è la caratteristica che mi piace di più, quella da partire da dietro e cercare di inserirmi e cercare il gol. So che è una mia forte caratteristica, quindi cerco di sfruttarla e cercare sicuramente di mettere in difficoltà l'allenatore sarà il mio obiettivo da qui alle prossime partite. Noi abbiamo fatto un ritiro importante dove comunque abbiamo cercato di assimilare ancora di più le nozioni del mister e cercare di farli apprendere ai nuovi, e quindi anche se comunque abbiamo affrontato squadre di categorie inferiori, comunque è importante per cercare di trovare i meccanismi giusti. Grazie. Ciao a tutti. Detto questo ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo questa partita, se l'avete vista. Domani i biancorossi saranno attesi da un altro test sempre qui al Monzello contro il San Giuliano. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram, di lasciare like, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.